Buongiorno, buon sabato 5 marzo, ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6 che iniziamo facendo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Adriano perché oggi la Chiesa celebra il giorno dedicato a Sant'Adriano di Cesarea, martire, subì il martirio appunto con Ebulo nel 309, quando entrambi a Cesarea in Palestina per aiutare i martiri di quella città arrivarono appunto in quel luogo. I due santi furono scoperti e per aver confessato la loro fede condannati alle belve, il cosiddetto damnatio ad bestias. Dunque, tanti auguri a chi si chiama Adriano. Iniziamo la nostra rassegna stampa con i giornali regionali. Andiamo a vedere le prime pagine partendo dal centro, questa l'edizione di Pescara. Titolo di apertura, un altro contromano sull'asse. Anziana sbaglia carreggiata e fa due inversioni ad U, tragedia sfiorata. E poi a centropagina il ragazzo di Popoli ucciso in Venezuela, la madre disperata dice ridatemi il corpo di Matteo di Francesco Antonio, lo vedete nella fotografia, ucciso in Venezuela a 21 anni con la madre Giulizia D'Amato Carbona. Nelle cronache di spalla, lavoro sugli scarichi alessandrini, mare pulito entro l'estate, partita la lotta contro gli scarichi abusivi nel fiume Pescara, il sindaco assicura che entro l'estate miglioreranno le condizioni del mare. Sempre in Pescara, i dati di un anno, la crisi si sente anche al TAR, meno ricorsi. E poi in Montesilvano, docente contestata, la maestra mai maltrattato i miei alunni. Andiamo a vedere sotto la fotonotizia, a Francavilla gli ambientalisti accusano il porto divora la spiaggia, a Montesilvano via al nuovo stabilimento, il Movimento 5 Stelle contesta e dice è una nuova cementificazione del mare. Andiamo a vedere anche lo spazio dedicato alle idee. Troviamo una notizia regionale ed una nazionale, noi presi di tutto fare, primi capri espiatori, l'articolo è di Giuliano Bocchia che ha scritto al direttore del centro a nome dei presidi pescaresi. E poi troviamo un altro articolo che è di Bruno Manfellotto, l'Italia in guerra ma un po' alla volta. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo firmato da Fabio Casmirro, il titolo, i libri aiutano in un modo o nell'altro. Andiamo a vedere anche sotto la testata del centro il calcio di Serie B in primo piano, il Pescara oggi a Vercelli, non c'è il bomber La Padula, Oddo punta su Cocco, Verre invece KO e resta a casa. E poi per il calcio a 5 i biancazzurri a caccia della finale di Coppa Italia. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del centro, passiamo alla edizione della provincia Teatina, Chieti, Lanciano Vasto. Andiamo a vedere anche questa prima pagina, la cronaca in primo piano, assalto alla banca con l'auto blu, colpo a Casalbordino con la Lancia rubata al sindaco di Lanciano Pupillo. E poi a centropagina San Salvo, un singolare incidente, cade nel porto con il furgone, si salva e fugge. Nelle cronache di spalla, la sanità a Chieti, nuovo ospedale, c'è il via libera del presidente della giunta D'Alfonso, che ha firmato appunto il via libera definitivo al nuovo ospedale di Chieti. Ieri mattina approvata la delibera che vale 278 milioni di euro. In Ortona l'azienda ortonese La Tortella rinasce e punta a 20 assunzioni. E poi in Chieti, positivo all'alcol test, Ateneo tolta la patente al professore. Sotto la fotonotizia in Lanciano gli chiedono scusa, Marchionne diffamato, Fiat perdona i sindacalisti. E poi in Chieti la sentenza nasconde milioni al fisco, 10 mesi al manager Caputi. Sotto la testata il calcio di Serie B, questa volta essendo l'edizione di Chieti in primo piano il Lanciano, oggi al Guido Biondi contro il Brescia, la Virtus si affida a Vastola e a Ferrari. E poi i problemi della Chieti Calcio relativamente alla gestione dello stadio Angelini, dietro fronte di Pomponi, a me lo stadio Angelini.
Andiamo ancora avanti con la lettura delle prime pagine del Centro e adesso andiamo a vedere un'altra edizione, quella della provincia Teramana. Titolo di apertura ancora dedicato alla cronaca: precipitò con l'auto, sono quattro gli indagati, morì perché la strada provinciale non aveva il guardrail. E poi a centropagina la fotonotizia. Mutignano, i residenti siamo stati dimenticati. Ricorderete l'esplosione del gasdotto a Mutignano, i residenti da un anno sono senza risposte, scrive il centro. Nelle cronache di spalla era in un box, nascoste armi, Teramano arrestato a Roma, un 55enne è stato arrestato dalla polizia perché in un box nascondeva quattro pistole e varie munizioni. E sempre per quanto riguarda le cronache teramane, l'assemblea licenziamenti all'Atria scatta lo sciopero. Il contrattacco ancora a Brucchi, l'istituto zooprofilattico ci deve 1 milione di euro. Sotto la fotonotizia era una muffa, Roseto riapre le aule chiuse per la puzza. Giulianova, via libera alla costruzione di 24 appartamenti. Sotto la testata il calcio, però parliamo di Lega Pro, il Teramo a Prato per guarire il mal di trasferta con la fotografia del tecnico Vincenzo Vivarini. E poi il calcio di Serie D, il presidente del Giulianova Serraiocco dice pensiamo a restare in Serie D. Andiamo avanti ancora con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, cioè quella della edizione di L'Aquila Avezzano sul Mona. Andiamo ad aprire questa prima pagina. Vediamo se riusciamo a tornare sulla prima pagina. Eccola qui, dovremmo esserci. Eccola qui. Auto nel dirupo, muore un avvocato, ancora cronaca in primo piano, Gioia dei Marsi, terra colpito da un malore mentre era alla guida, lutto il lutto della politica. E poi a centropagina la fotonotizia che riguarda il processo Grandi Rischi per omicidio colposo, l'imputato Bertolaso, e l'udienza è stata rinviata a giugno. Ovviamente ci sono state proteste in aula da parte dei familiari delle vittime. Vedete nella fotografia il medico Vincenzo Vittorini durante il volantinaggio davanti a Palazzo di Giustizia. Nelle cronache, in L'Aquila per l'UNESCO, Pizza batte la perdonanza, niente nomination per la perdonanza celestiniana dell'Aquila, candidata a patrimonio dell'umanità e la pizza napoletana. E poi, sempre nelle cronache aquilane, farmaci costosi abbandonati tra i rifiuti e poi Fossa non vuole migranti, c'è una raccolta di firme. Sotto la fotonotizia, sul Mona l'appello, negozi chiusi durante la processione. E poi ad Avezzano, in fabbrica, si scelgono i rappresentanti sindacali. Andiamo a vedere sotto la testata, anche qui calcio di Lega Pro. In primo piano l'Aquila a Carrara a caccia di un altro successo in trasferta. E poi il richiamo che riguarda la Serie A con Salah e il Faraone, Roma terza, Viola, KO, funziona insomma la coppia Salah El Shaarawy e soprattutto sembra funzionare la gestione Spalletti. Andiamo adesso ad un'altra testata, quella del Messaggero, per vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Titolo di apertura: variante dell'A25 del Rio è favorevole. L'addio Amadori di Strada dei Parchi sul Mona non sarà esclusa, resterà un raccordo. Prima la messa in sicurezza leggera dei viadotti da tagliare, poi via ai lavori per le bretelle. Ad Avezzano la cronaca abbiamo letto in precedenza, auto nel dirupo, avvocato muore sul colpo, forse un malore all'origine del tragico incidente costato la vita all'avvocato di Lecce dei Marsi, Callisto Terra, 65 anni, volato in una scarpata della regionale numero 83.
A centropagina Grandi Rischi 2 incombe il rischio prescrizione. Bertolaso assente, l'ira dei parenti delle vittime. L'assenza di Bertolaso, si legge nella didascalia. All'udienza per la Grandi Rischi 2, rinviata il 21 di giugno, scatena l'ira dei familiari delle vittime del sisma alla luce della prescrizione incombente. Il giudice allarga le braccia: ho mille cause arretrate. La replica: per un processo del genere serviva un'udienza a settimana. E vedete proprio una, nella fotografia, una frase di Bertolaso riportata nei volantini distribuiti dai familiari delle vittime: rinuncerò alla prescrizione, disse l'ex capo della Protezione Civile Italiana. A centropagina la morgia verso Pescara Abruzzo, la fondazione Mattoscio resta, questo si chiede il giornale. Cambio al vertice della ricchissima fondazione, giochi aperti, ipotesi segretariato per l'uscente, appunto Nicola Mattoscio, che adesso si occupa della saga e a capo della società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Poi per quanto riguarda Chieti, visita in comune di Spatocco e Pierangeli, dopo il no del comune ai lavori per la clinica, i big della sanità privata Pierangeli e Spatocco si sono presentati al comune di Chieti. Andiamo a vedere di spalla: nebbia totale per il servizio antincendio alla ASL di Teramo, normativa definitiva lacunosa, si va avanti attraverso deroghe biennali. Nel taglio basso, Pescara la vergogna, fogna nel fiume per 200 famiglie all'altezza di via Gran Sasso, sottolinea il vice sindaco Enzo Del Vecchio, scarica nel fiume una condotta ACA nella quale sversano circa 200 famiglie della zona. Andiamo sotto la testata del Messaggero Abruzzo, il giorno e la notte, al Matta l'arte si colora di sociale, l'Aquila in mostra i mitici anni 50, e poi all'Aquila dossier all'UNESCO, l'arte della pizza scelta al posto della perdonanza celestiniana, e infine il calcio di Serie B, Pescara con Cocco a Vercelli, Lanciano un altro spareggio salvezza, Oddo a Memusciai ma perde Verre, gioca Mandragora a centrocampo, bisogna far punti per quanto riguarda il Pescara, stessa cosa per il Lanciano, Maragliulo sfida il Brescia, per noi ogni gara è come una finale. Andiamo a vedere un'altra prima pagina, quella della Città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura: paracarro mortale, 4 indagati dipendenti della provincia chiamati in causa per l'incidente mortale del 69enne finito in un dirupo. E poi a centropagina la fotonotizia: armeria in garage, Roma Teramano sorpreso con le pistole, proiettili e documenti falsi. Di spalla a Bellante: ricuciamo lo strappo con la sinistra. E poi la guerra interna, Team Brucchi solleva il conflitto di interessi. E ancora Pineto, minori in sala scommesse, scatta la chiusura. Sotto la fotonotizia: fu la Coppa a dire no al comune, il sindaco svela il retroscena dell'Interamnia World Cup. Andiamo nel taglio alto: carenza cronica di personale per quanto riguarda la giustizia e il Tribunale di Teramo, il caso arriva al ministro Orlando. Nel taglio basso: Giulianova ai portici, sorgerà un residence per anziani. E poi la scuola: Orlando a Teramo, portiamo in teatro il sapore della vita vissuta. Chiudiamo la pagina dedicata alle prime pagine, scusate il gioco di parole, regionali, e passiamo a vedere i titoli principali delle testate nazionali. Il Corriere della Sera: Libia, il mistero degli italiani liberati. La crisi, la famiglia di una vittima, vogliamo chiarezza, non capiamo come mai la soluzione arrivi a sole 24 ore dalla nostra tragedia. Noi devastati, il caos delle versioni, erano con i colleghi uccisi, poi sono fuggiti oppure c'è stato un blitz, insomma ancora tanta nebbia intorno a questo caso, e vedete la foto dei due italiani liberati, Gino Policardo, 55 anni, l'uomo sulla sinistra, e Filippo Calcagno, 65 anni, dipendenti della Bonatti, liberati appunto in Libia.
Andiamo avanti. La Repubblica, stesso argomento in apertura, finalmente liberi ma devastati. Libia, i punti oscuri sul ruolo dell'ISIS. Rilasciati gli altri due ostaggi italiani, il presidente frena sull'intervento, il presidente del Consiglio frena sull'intervento militare, prima la diplomazia. Andiamo di spalla, l'inchiesta Mani Pulite in Brasile, il mito di Lula finisce nella polvere, coinvolto in un'inchiesta che riguarda la società petrolifera e riguarda ovviamente tangenti. Andiamo avanti, la stampa, due italiani nella trappola libica, trattenute anche le salme di Piano e Failla, l'ONU pensa al dialogo con le tribù, l'Italia pronta a usare le truppe speciali, liberati ma le milizie di Sarabata tornano in patria solo dopo gli interrogatori. A centro pagina, la polizia in casa Lula, tramonto di un leader, Brasile, l'ex presidente prelevato e interrogato sulle tangenti Petrobras, trema anche la Rosef. Andiamo avanti, il Sole 24 Ore. Borse, continua il rimbalzo, il boom degli occupati negli Stati Uniti, si cambia. Ovviamente titolo di apertura per quanto riguarda il quotidiano economico italiano, creati a febbraio 242.000 posti di lavoro, disoccupazione ferma al 4,9%, ma scendono i salari. Solo Milano chiude in calo, meno 0,38% con le banche. E poi troviamo sotto la testata ovviamente la notizia che riguarda gli italiani liberati in Libia, liberati altri due ostaggi, giallo sul blitz delle forze anti-ISIS. Andiamo a centropagina. Pop Vicenza al voto per il rilancio, ancora banche sul Sole 24 Ore, oggi l'assemblea per la trasformazione in SPA, aumento di capitale e quotazione attesi oltre 10.000 soci. Etruria, sanzioni da parte di Banca Italia ai componenti degli ultimi CDA. Banca Etruria assieme alla nostra Carichieti e a Cari Ferrara si è trovata in lo sapete, fa parte delle banche salvate. Andiamo avanti. Il Messaggero, ostaggi liberi, siamo devastati. Libia, i due italiani in salvo dopo 8 mesi. Il rilascio era pronto anche per i colleghi uccisi. Missione, l'ira del Premier per il pressing dei francesi e degli americani. Non siamo in guerra. Questo scrive il Messaggero. E poi le famiglie delle vittime, abbandonati. Gino e Filippo, il giallo del riscatto. Andiamo a centropagina, una notizia diversa rispetto a quelle che abbiamo letto fino ad ora. Reggia di Caserta, Renzi e i sindacati, finita la pacchia. Il Premier difende il direttore accusato di lavorare troppo la sera e dice siete ridicoli. Presa di posizione su questo argomento anche da parte dei leader sindacali nazionali. E poi il calcio, terzo posto, doppietta di Salah 4-1 alla Fiorentina, palo di Totti, grande Roma, la settima vittoria consecutiva. Andiamo sul Libero adesso, la banda del buco, Equitalia vuole scassinare le cassette di sicurezza. Si cambia argomento, pile di richieste ai giudici per forzare i caveau delle banche, pignorare soldi e averi di chi ha debiti con lo Stato, le armi del fisco, scalpello e martello come i rapinatori. E poi Banca Etruria, slittano i rimborsi ai truffati, supermulta al padre della Boschi. A centropagina, lista Bignardi e Rai 3, gli amici da sistemare e quelli da purgare. Questa è la posizione di Libero. Il giornale Blitz in Libia, l'Italia paga ostaggi salvi, giallo sulla liberazione dei due tecnici italiani. Quanti soldi abbiamo dato ai terroristi? Si chiede il giornale. Il generale Cabigiosu, missione necessaria, ma perderemo soldati. E poi a centropagina le elezioni a Roma, Bertolaso ha trovato l'accordo, consultazione sul programma. Sapete che sul nome di Guido Bertolaso come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative a Roma ci sono molti mal di pancia all'interno della coalizione.
Il quotidiano Il Tempo, sempre restando a Roma, ai quotidiani romani. L'editto barbarico sulla Rai, basta trasmissioni sgradite. Con l'arrivo della Bignardi rischiano Ballarò e presa diretta, traballa anche Report, intoccabili Fazio e Littizzetto. E poi ritroviamo la notizia dei due tecnici della Bonatti liberati, due tecnici morti e due liberati sulla Libia, la paura dei nostri 007. E poi a centropagina Roma capolavoro battuta 4-1 la Fiorentina. Andiamo ad avvenire la strage degli angeli. Uccise in Yemen quattro suore del sud del mondo. Libia liberi due ostaggi italiani in mano al Daesh. Il fatto, assalto dei terroristi in un ospizio ad Aden. Scomparso anche un salesiano, forse rapito. In Italia la gioia delle famiglie dei tecnici rilasciati. E poi a centropagina si torna a parlare di adozioni, i veri nodi da sciogliere, i 1.400 bambini adottabili e il rischio di una riforma ideologica. L'unità fuori dall'inferno della Libia, provati e psicologicamente devastati, ma vivi Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, sono riusciti a liberarsi i tecnici rapiti a luglio da gruppi dell'ISIS con i due colleghi uccisi. Andiamo ancora avanti con il manifesto. È solo l'inizio sulla fotonotizia. Questo è il titolo. I due italiani rapiti sono vivi e liberi. La famiglia di Failla chiede come è stato possibile, solo 24 ore dopo la morte degli altri due ostaggi. Renzi, tra impopolarità, business e alleanze, pronto a inviare soldati italiani in Libia e solo al comando senza dover consultare il Parlamento, grazie ad un emendamento al decreto sulle missioni militari. Dunque questa diciamo il riassunto che fa il manifesto. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Tirati in guerra, il governo prova a resistere, l'esercito intanto si prepara, USA a Renzi, armiamoci e partite, pretendono 5.000 italiani in Libia. Dunque ancora una lettura differente da parte del Fatto Quotidiano. Andiamo sotto la testata, al vertice di Rai 3, al suo omologo della prima rete 150 mila euro, addio tetto, la Bignardi in tasca 260 mila euro. E poi la crescita, il boom dello più 0,8% di PIL era una bufala, solo più 0,6. Prima di passare al meteo, rapidamente andiamo a vedere anche i titoli che riguardano lo sport nazionale. Partiamo dalla Gazzetta. Roma, la settima meraviglia. Salah il faraone, la viola a picco, Spalletti terzo da solo a meno due dal Napoli. Partita finita 4-1, quella fra Roma e Fiorentina. E poi c'è Coppa Italia, europeo meno 100, Conte cerca il centravanti, sono 7 i candidati. E poi check-in Moviola, il board decide, sarà utilizzata per per i gol, i rigori e il fuorigioco. Andiamo ancora avanti con il Corriere dello Sport, una notizia in apertura che riguarda anche l'Abruzzo. Verratti, che mistero, PSG nazionale in ansia per il regista, Blanca ha un problema osseo, infortunio complicato e il medico dell'Italia è andato a Parigi per visitarlo. E noi gli facciamo ovviamente il nostro in bocca al lupo. Sotto la testata, questa Roma è bellissima, travolta la Fiorentina 4-1, doppio Salah, El Shaarawy e Perotti, settima vittoria di fila, terzo posto in solitudine, Totti in campo, ovazioni da parte del pubblico. Questa sera alle 20:45 il Chievo gioca contro il Napoli, Sarri scalda il Napoli, possiamo sognare. Gli azzurri vogliono tornare al comando, almeno per stanotte c'è tempo ed è tutto aperto. Andiamo a tutto sport. Il Real vende Isco. Juve, ci sei? Si chiede il giornale. Prima in rotta con Benitez, ora in grande difficoltà con Zidane. Lo spagnolo è il sogno di Allegri. Presto Marotta tornerà all'assalto.
E poi sotto la testata, 7 volte Roma, travolta la Fiorentina 4-1, settimo centro di Spalletti, giallorossi soli al terzo posto. Passiamo, come detto, al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te, Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nel weekend, a te. Allora, la situazione è caratterizzata, Alfredo, dall'arrivo di una nuova perturbazione che nelle prossime ore inizierà a produrre i propri effetti sulla nostra regione, ma diciamo che la nostra regione risulterà meteorologicamente divisa in due, perché questa perturbazione di origine atlantica, preceduta da un nuovo deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali a partire dalle prossime ore, interesserà soprattutto con maggior insistenza il settore occidentale della nostra regione, dove sono previste delle precipitazioni localmente a carattere di rovescio, accompagnate da rinforzi del vento, quindi fenomeni più probabili sulla Marsica, nell'Aquilano e anche nell'Alto Sangro, nonché sui rilievi, mentre sul versante orientale i fenomeni saranno meno probabili e comunque a carattere sparso. Ma la caratteristica principale di questa prima fase del peggioramento sarà proprio il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno anche un temporaneo aumento delle temperature sul settore orientale della nostra regione. Nella giornata di domani assisteremo a un, diciamo, miglioramento delle condizioni atmosferiche, ci saranno ampie schiarite soprattutto al mattino, si attenueranno i venti e inizieranno a diminuire le temperature perché inizieranno ad affluire masse d'aria più fredda provenienti dal Mediterraneo occidentale, dalla Francia, e quindi questa situazione potrà comunque favorire nuovi addensamenti, soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio, innanzitutto sul settore occidentale dove non si escludono delle precipitazioni, ma nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti anche sulle zone montuose, sul versante orientale, localmente associate a qualche precipitazione in attenuazione in serata e in nottata. Poi anche nei primi giorni della prossima settimana, Alfredo, continueranno ad affluire masse d'aria umida ed instabile sulla nostra penisola e di conseguenza il tempo risulterà decisamente inaffidabile, in una parola inaffidabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti localmente associate a delle precipitazioni. Ma al momento, insomma, non si prevedono fenomeni rilevanti, insomma, comunque peggioramenti consistenti, almeno da qui alla metà della prossima settimana, Alfredo. E ovviamente continuate a seguire il sito di abruzzometeo.org per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche. Lo vedete in questo istante, messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, eccola qui, e poi la pagina Facebook personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Strada dei Parchi del Rio è favorevole alla variante sulla A25, la di Ramadori. La risposta al forum scritta da un funzionario senza competenze sul Mona non sarà esclusa, resta un raccordo. Siamo d'accordo per avviare la messa in sicurezza leggera sui viadotti che saranno tagliati, poi via alle bretelle. Questa è la situazione per quanto riguarda un progetto che, come scrive anche il Messaggero, ha fatto discutere, che è destinato a far discutere ancora molto, quello della bretella Toto sull'autostrada 24-25, un progetto con luci ed ombre e anche qualche mistero. E c'è poi una lunga intervista all'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori. Poi oggi l'addio a Roma a De Cecco, all'economista Marcello De Cecco. E poi offese nei volantini sindacali, Marchionne ritira la querela per quanto riguarda una querela per diffamazione contro alcuni sindacalisti della Sevel. Andiamo avanti con la pagina Abruzzo, ma passiamo al quotidiano Il Centro.
La manifestazione di domani a Pescara, noi in crisi anche a causa del fango su Ombrina, la protesta dei lavoratori delle aziende petrolifere che rischiano il licenziamento. Calabrese di Confindustria dice conseguenze ancora più devastanti con il referendum che si svolgerà, ve lo ricordo, il prossimo 17 di aprile. La manifestazione per i circa 200 posti di lavoro che sarebbero a rischio è prevista in Piazza Salotto alle ore 11, ovviamente a Pescara. Andiamo avanti. L'assemblea di oggi slitta FIRA istanza per diventare intermediaria finanziaria e poi mare e trasporti nell'agenda del nuovo presidente di Assotel, Rivo Ciabattoni. E ancora di Pangrazio all'Aicre, nomine per Paone e Tursini. Confindustria in Abruzzo, i candidati alla presidenza. E nel taglio basso la ripartizione province via il trasferimento di 149 dipendenti alla regione. E ancora i controlli della forestale gluten free, sequestrati 50 kg, 20 le attività commerciali controllate, 13 nella provincia di Pescara e Chieti con 50 kg di alimenti sequestrati e 4.000 euro di sanzioni. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro e passiamo alla pagina di Pescara. Guida pericolosa, anziana contromano sull'asse attrezzato, inversione, poi fuga. Ieri mattina si è verificato l'ennesimo episodio in pochi mesi. La stradale ovviamente invita alla prudenza, anche perché è questione di vita o di morte. Qui vedete anche alcuni dei precedenti che si sono verificati proprio sull'asse attrezzato. Un testimone ha raccontato da non credersi, ma che paura, chi ha assistito alle manovre della Panda che vedete proprio in queste fotografie insomma, ha avuto molta paura, perché ovviamente sulla strada a scorrimento veloce si tiene una velocità appunto piuttosto elevata e quindi c'è meno margine per poter frenare ed evitare eventuali impatti. Furto in stazione, cambiamo argomento, ladro acciuffato, grazie alle riprese, le nuove telecamere e le testimonianze dei senza tetto consentono di individuare l'autore del colpo alla Rusconi. E poi passiamo ad un'altra notizia importante, la lotta all'inquinamento, sempre per quanto riguarda Pescara, stop agli scarichi nel fiume, ora il mare tornerà pulito. Alessandrini svela un piano per convogliare le condotte abusive al depuratore, registrati milioni di colibatteri nelle megafogne di via Raiale e via Gran Sasso. Ecco come si presentava ieri il litorale nord, nel mare spunta la schiuma come in una vasca da bagno. E vedete la fotografia del vecchio, dice, i lavori sulle fogne già richiesti a luglio, già nel mese di luglio dell'anno scorso l'amministrazione aveva richiesto all'ACA di convogliare tutti gli scarichi fognari nella condotta in fase di realizzazione per far arrivare le acque reflue al depuratore di Porta Nuova. Sempre restando all'inquinamento, nel taglio basso lo stabilimento del Sansificio verrà riacceso tra una settimana. La provincia, l'impianto è ancora spento, tornerà in funzione per ripetere le analisi dei fiumi. Poi la denuncia di 5 Stelle, le antenne di San Silvestro sono abusive. Passiamo ad un'altra notizia di cronaca, il giovane popolese ucciso in Venezuela, ora ridatemi il corpo di mio figlio, appello della madre per riavere le spoglie di Matteo, voglio riportarlo in Italia per seppellirlo accanto al padre. I corregionali in Venezuela, comunità abruzzese sotto shock, adesso in 20.000 hanno paura. Nel taglio basso, assistenza ai disabili nelle scuole, l'avvertenza, stop alle decurtazioni sul salario, le operatrici della cooperativa Polis annunciano un ricorso in tribunale. E poi i controlli sulle assicurazioni, autocarro e rimorchio sotto
sequestro, proseguono i controlli della Polizia Municipale. E veniamo alla giustizia. TAR, crisi e parcelle legali fanno scendere i ricorsi. L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Pescara, il presidente ora si rinuncia ai contenziosi, ma le imprese vanno a caccia di errori negli appalti di sanità e lavori pubblici. Andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Sottosegretario Chiavariolo, in una giornata importante oggi a Pescara, l'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR, un TAR per cui lei si è tanto battuta nei mesi scorsi affinché non chiudesse. L'anno scorso questa inaugurazione non c'è stata perché c'era il timore che potesse essere chiusa. Noi abbiamo con pazienza spiegato al governo che quella non sarebbe stata una scelta conveniente per i cittadini e per la giustizia e abbiamo convinto il governo a tenerla aperta. Per oggi, questa per noi oggi è davvero una bella giornata. Parliamo di una sezione staccata del TAR, ma i numeri dicono che questa sezione staccata di Pescara è quella che lavora di più in Abruzzo, perché questa è una zona particolare della nostra regione. E questo è stato uno dei motivi con i quali noi abbiamo convinto il governo a tenerla aperta. Non solo ha grandi numeri, ma è anche una sezione molto efficiente. Sottosegretario, quali sono i problemi della giustizia nella nostra regione? Non ci sono grandi problemi di criminalità, ma di microcriminalità però sì. Ma tutto sommato la nostra è una regione sana nella quale la giustizia funziona. Noi abbiamo un servizio della giustizia efficiente, come io ho potuto ascoltare sia nella inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello, sia iniziando una visita delle nostre strutture. Certo, in Abruzzo dobbiamo prendere delle decisioni importanti che riguardano la geografia giudiziaria, ma anche quelle saranno prese dal governo con la stessa attenzione con la quale si è presa la decisione del TAR. A proposito di giustizia, lei lunedì visiterà il carcere Madonna del Freddo di Chieti? Sì, lunedì in occasione della festa della donna visiterò uno dei due carceri femminili che ci sono in Abruzzo, visiterò il carcere di Chieti. E allora chiudiamo questa pagina dedicata al TAR andando a vedere anche i numeri del TAR. In 5 anni smaltiti 1.700 arretrati, scendono i ricorsi e il TAR, nonostante la mancanza di personale, riesce a smaltire gli arretrati. Adesso sono 301 i ricorsi ancora pendenti. E poi il caso Attiva. Al vaglio della funzione pubblica è passata al vaglio del Ministero della Funzione Pubblica la richiesta di un parere sulla possibilità di adottare una soluzione conciliativa per la stabilizzazione degli ex interinali della partecipata del Comune di Pescara che si occupa della gestione dei rifiuti della pulizia della città. Nel taglio basso, Collegio Infermieri si vota da oggi a lunedì. Dopo il commissariamento, la categoria è chiamata alle urne per eleggere il nuovo consiglio direttivo. Andiamo avanti, restando sempre a Pescara. Va in scena i Sette Dolori, la Via Crucis in vernacolo. Domani il rito della Passione in versi dell'Associazione Settembrata Abruzzese, che quest'anno vedrà la partecipazione di 5 corali e di una trentina di poeti. Lunedì acqua singhiozzo tra via Rio Sparto e zona tribunale per alcuni lavori di manutenzione da parte dell'ACA. Nel taglio basso, i primi 25 anni di Abruzzo Divers, l'associazione presieduta da Petrella, promuove l'attività subacquea nelle scuole. La pagina di Francavilla dell'area metropolitana, gli ambientalisti contro il porto, provoca erosione, dicono. Francavilla, De Santis contesta i lavori del porto per la piccola pesca. Dal 2007 la spiaggia si è accorciata, mai eseguiti gli interventi di ripascimento necessari. Luciani dice: affronteremo tutti i problemi. E sempre per quanto riguarda Francavilla, verso il voto il sindaco apre cantieri elettorali. Mantini accusa Luciani, spaccia per sue anche le opere di altri enti. Nel taglio basso il centro anziani ospiterà 30 alloggi. A San Giovanni Teatino parte il primo intervento pagato da Terna, mini appartamenti per chi non ha una casa.
Ora la pagina di Montesilvano, cantiere sotto accusa, ruspe sul lungomare, nuovo stabilimento, il comune avvia un'indagine. Scattano i controlli dell'abusivismo e dei vigili urbani nell'area dei grandi alberghi, il Movimento 5 Stelle denuncia gettata di cemento sul mare, così non si rispettano le norme. E poi per sempre per quanto riguarda la Riviera, pista ciclabile, non partono i lavori per i parcheggi. Nel taglio basso, lotta alle alluvioni, un'idrovora contro gli allagamenti, pronta una nuova pompa in grado di aspirare 3.500 litri al minuto. Andiamo nella pagina dell'area metropolitana, parla la maestra contestata, mai maltrattato gli alunni, Montesilvano la docente accusata dalle mamme si difende, solo calunnie, critiche infondate contro di me, la verità è che i bambini mi vogliono bene. E poi lutto a Montesilvano, oggi l'addio al bimbo morto in culla. E poi, sempre per quanto riguarda i genitori e gli infanti, corso a Montesilvano, genitori a lezione per imparare le manovre, salva neonati. Andiamo avanti, la pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, esuberi Brioni, sindacati in 7 anni, persi già 275 posti, Penne conto alla rovescia per la grande manifestazione del 9 marzo a Pescara, appello a tutto il comprensorio, l'avvertenza non riguarda solo i 1.200 addetti. A Tocco da Casauria, lunedì il vertice in prefettura sulla smobilitazione alla CIR. A centro pagina, i cittadini chiedono l'intervento del sindaco di Popoli, nasce un comitato contro i tagli all'ospedale. Nel taglio basso, zoo e canile controllati dai 5 Stelle, a Civitella segnalate condizioni non idonee per gli animali, il proprietario smentisce. L'attrazione, la tigre del boss, è sfinita, passeggia senza più gli artigli. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere la pagina dell'Aquila e poi andremo a vedere anche la pagina di Chieti prima di passare sulla città per invece andare ad osservare le notizie dalla provincia di Teramo. All'Aquila, cronaca giudiziaria in primo piano, Bertolaso vuole la prescrizione, questo è il titolo del Messaggero, l'ex capo della protezione civile ancora assente in aula, il giudice rinvia al 21 di giugno, non posso fare altrimenti, dice. Lo sdegno e la protesta di Vincenzo Vittorini è una farsa, un processo del genere meritava un'udienza a settimana. Invia 20 settembre un volantinaggio per denunciare le contraddizioni tra parole e azioni dell'imputato fantasma. Andiamo a vedere insieme il servizio proprio su questa notizia. Siamo arrivati oggi perché la Procura della Repubblica dell'Aquila ha rinviato ci ha fatto perdere 4 anni con le richieste di rinvio a giudizio, con le richieste di archiviazione. Soltanto grazie alla vocazione siamo riusciti a stare oggi in aula. E questo è un processo che viene equiparato agli altri. Il processo a Schettino, primo, non l'hanno fatto in un'aula piccola, misera, l'hanno fatto in un teatro, preso ad hoc. Oggi non avevamo nemmeno il posto per sedere le parti civili e nemmeno per far sedere gli avvocati c'era il posto oggi. Il rinvio dell'udienza al 21 giugno del processo denominato Grandi Rischi Bis a carico dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso fa esplodere in aula la rabbia dei parenti delle vittime che vedono questo rinvio, dal momento che ad ottobre c'è la prescrizione, come una chiara presa in giro. Ditecelo che non volete la verità, urla Vincenzo Vittorini che nella notte del 6 aprile del 2009 ha perso moglie e figlia. A 7 anni di distanza sarebbe una città che deve chiedere la verità, non Vincenzo Vittorini e gli altri parenti delle vittime, che siamo in 5. Sarebbe una città a chiederla. È un processo così si fa, con un'udienza a settimana si fa. Già per arrivare a questo processo ci abbiamo messo 7 anni, per combattendo contro la procura che ci ha richiesto l'archiviazione già, ci ha fatto perdere 4 anni, ci ha fatto perdere. E oggi che facciamo? Che cosa facciamo? Ci viene rinviato al 21 giugno. In aula questa mattina in tribunale per il procedimento parallelo appunto a quello che ha visto i 7 componenti della Grandi Rischi condannati in primo grado a 6 anni di carcere e poi assolti in appello tranne che per un caso. Questa inchiesta satellite in teoria, perché poi la pratica è altra cosa, dovrebbe chiarire se componenti della commissione rilasciarono le dichiarazioni rassicuranti che li hanno portati alla condanna in primo grado, perché indotti a farlo proprio dal capo dipartimento Guido Bertolaso.
La costola del processo Grandi Rischi è nata, lo ricorderete, dopo la diffusione in TV di un'intercettazione telefonica tra Bertolaso stesso e l'allora assessore alla protezione civile della Regione Abruzzo, Daniela Stati, in cui Guido Bertolaso parlava di operazione mediatica perché disse: vogliamo rassicurare la gente. Bertolaso aveva dichiarato più volte di voler rinunciare alla prescrizione. Ecco che cosa ci ha detto stamane il suo avvocato. Ma io sulla rinuncia alla prescrizione non dico nulla, posto che si tratta di un diritto assolutamente personale della parte, e qualora intenda avvalersi di questo diritto lo farà, per cui io posso limitarmi a dire solo questo. Andiamo avanti, restando sempre all'Aquila. UNESCO, scelta la pizza, la perdonanza spera nella candidatura bis, la tradizione culinaria partenopea rappresenterà l'Italia nella lista dei possibili patrimoni immateriali, dossier aquilano appeso ad un filo. E poi l'allarme di De Matteis, sotto servizi ci sono palazzi a rischio. La pagina di Avezzano sul Mona, auto nel dirupo, muore un avvocato. La vittima è Callisto Terra, aveva 65 anni, forse un malore o il nevischio sulla strada tra le cause del tragico incidente. Era stato presidente della comunità montana Valle Giovenco, era diretto a Pescasseroli per motivi di lavoro. Oggi sarà effettuata l'autopsia. Luco De Marsi, stroncato, market della droga, c'è stato un arresto, e a Roccaraso truffe online per la casa vacanza. Passiamo adesso a vedere qualche notizia sulla pagina di Chieti, sempre del Messaggero. Il big delle cliniche private chiedono lumi in comune. Dopo il no ai lavori, Spatocco e Pierangeli incontrano l'assessore. Mancherebbero documenti indispensabili per l'approvazione verso un nuovo vertice con la ASL. Sempre per quanto riguarda la sanità, nuovo ospedale per la regione è strategico. La giunta regionale ha dato il via libera al progetto per il nuovo ospedale a Chieti. Almeno questo è l'intendimento del presidente D'Alfonso. Veniamo al caso dello stadio Angelini. Pomponi presenta i chiarimenti, giochi riaperti, ora l'aggiudicazione, ma a maggio vado via comunque, così il presidente del Chieti Calcio, Giorgio Pomponi. E poi ci sarà, l'abbiamo ascoltato in precedenza lunedì, la visita del sottosegretario Chiavaroli al carcere di Chieti con una visita alle detenute con un omaggio. Passiamo sulla pagina di Lanciano Vastortona. Finisce in mare con il furgone, lo cercano in acqua, era invece all'interno di un albergo. Incidente notturno al porto turistico con sorpresa finale. E poi a Lanciano, abitare oggi in arrivo 100 espositori. Ad Ortona, realizzazione di deposito di GPL, Forza Italia, subito il referendum. A Casalbordino sradicano bancomat e fuggono, la polizia recupera il bottino. Adesso passiamo alla città per andare a vedere qualche notizia anche dal Teramano. 4 indagati per il paracarro precario. L'incidente mortale, agosto 2013, la vittima stava tornando a casa dopo un intervento quando è finito fuori strada e poi nel fiume alla guida della sua Panda. Dirigenti e tecnici della provincia chiamati in causa per concorso nell'omicidio colposo del 69enne Cesare Carginari. Nel taglio basso, Associazione dei Comuni dell'Unione Europea, ieri la nomina del nuovo presidente Giuseppe Di Pangrazio, di Giovan Giacomo e Cameli nel nuovo direttivo dell'AICRE. Andiamo avanti, la cronaca, armi e munizioni e documenti falsi in garage. Un teramano di 55 anni è stato arrestato a Roma, ha affittato un box alla Romanina per trasformarlo in un deposito illegale. Ancora, Team e Brucchi a sollevare il conflitto di interessi, intreccio di nomine con Ecotedi di Giulianova. Dopo un anno il sindaco chiede verifiche sui ruoli di Ranalli e Bozzelli. Fu l'Interamnia a rispondere picche al comune, la Di Timoteo critica sui fondi per la manifestazione, il sindaco si infuria e svela un retroscena del recente passato. Infine la giustizia, il caso Teramo dal ministro Orlando, carenza cronica di personale in tribunale, il presidente del foro Ambrosini consegna un documento al guardasigilli. Passiamo adesso allo sport. Andiamo sulla pagina dell'Abruzzo Sport del Centro per parlare ovviamente della Serie B. In primo piano la partita
del Pescara, oggi alle 15 a Vercelli. Pescara la riscossa, ma Verre si fa male, cambiano centrocampo ed attacco per tornare al successo. Fischio d'inizio al Silvio Piola alle ore 15, arbitra Valerio Marini di Roma 1. Andiamo a vedere le probabili formazioni. Il Pescara dovrebbe scendere in campo con Fiorillo in porta, Mazzotta, Zuparic, Fornasie e Zampano in difesa, a centrocampo Mandragora, Torreira e Memusciai, a supporto delle punte Benali e Caprari. Qui viene messo la Padula in attacco, in realtà in attacco ci sarà il bomber Cocco, che ha dunque dopo la tribuna della scorsa settimana all'occasione di riscattarsi. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo. È un momento un po' particolare, è un momento normale, umano, che ci sta, quindi lo hanno subito praticamente tutti, compreso le prime della classifica, in questo momento anche il Cagliari è in difficoltà, quindi è una cosa è fisiologica, una cosa assolutamente normale. Con questo non voglio dire che bisogna aspettarselo sempre e comunque, magari si può succedere a volte per un paio di partite, a noi è successo per 5, però vabbè, amen, 5 no, perché insomma prestazione bene o male c'è sempre stata, abbiamo sbagliato qualche mezzo tempo. In mezzo anche a comunque tante difficoltà, qualche assenza importante, quindi questo ci sta, non sono giustificazioni, ma è una cosa che è normale che ci possa essere. Siamo comunque, la realtà di fatti ci racconta che comunque stiamo facendo un ottimo campionato e da questi momenti se ne esce tutti insieme con serenità e con tranquillità. Poi il fatto che uno sia deluso dopo una partita lo devono essere i tifosi, lo deve essere l'ambiente, lo sono sicuramente i calciatori, ci mancherebbe che non lo possa essere anche l'allenatore. Il Cocco va a giocare? Sì, domani gioca. Anche sì. Sì, sì. Adesso Coda l'abbiamo mandato di comune accordo anche con lui, e lui è consapevole di questo, quindi è un ragazzo intelligente, lo capisce da solo. Gli faccio fare una partita bei 90 minuti in primavera per riprendere un po' di condizione, se ci sarà la possibilità anche la prossima partita in primavera, se avremo bisogno invece lo convocheremo. Ma non lo so, ultimamente ha giocato a 5, però si dice che possa giocare, tornare a fare un 4-3-3, che in fase non possa essere un 4-5-1, insomma noi questa settimana abbiamo anche provato a lavorare sullo scardinare le difese a 5 quando sono molto chiusi, a trovare qualche soluzione in più. Vediamo, insomma, giocano anche in casa, hanno bisogno di punti, non penso che si possano accontentare. Con molta accortezza, ma credo che anche loro proveranno a vincere la partita. Rapidamente la probabile formazione della Pro Vercelli: Pigliacelli in porta, Germano, Colì, Legati e l'ex lancianese Mammarella in difesa, Budel, Rossi e Scavone a centrocampo, Mustacchio, Marchi e Malonga in attacco. Andiamo alla Virtus Lanciano adesso, al Biondi arriva il Brescia, Virtus sceglie l'esperienza, tornano Vastola e Ferrari. Con un successo sul Brescia il Lanciano potrebbe uscire dalla zona calda. Arbitra Aureliano di Bologna, fischio d'inizio alle 15, andiamo a vedere anche qui le probabili formazioni. Cragno in porta, Vastola, Rigione, Amenta di Matteo, Rocca, Bacinovic, Vitale di Francesco, Marilungo e Ferrari davanti. Per quanto riguarda il Brescia, Minelli, Colì, Caracciolo, Calabresi e Venuti, Martinelli, Mazzitelli, Embalo, Morosini, Kupsic e Gheio in attacco. Andiamo adesso alla Lega Pro, oggi in Toscana, Teramo, Vivarini da fiducia forte, il tecnico conferma tutti, Petrella in panchina, L'Aquila un dubbio in difesa, caccia del tris di successi di fila in trasferta. Questo per quanto riguarda il girone B.
Adesso andiamo invece in Serie D, la crisi dei giallorossi, Serraiocco, Giulianova, pensiamo a salvarci il presidente, ma quale cordata, basta strumentalizzare il nome di Giorgini, circolano tante cattiverie, io resto e sono disposto ad aprire a nuovi soci. Nel taglio basso, cambiando argomento, giubileo degli sportivi con la Cacciatori, l'ex pallavolista domani alla manifestazione al santuario di San Gabriele. La Coppa Italia di calcio a 5, il Pescara vuole conquistare la finale, semifinali alle 21 la sfida col Cogianco, alle 18.15 caos Asti, respinto nella notte il ricorso presentato dal Montesilvano. E poi il Montesilvano donne, la Coppa è stregata, le ragazze della Salvatore crollano nella seconda parte di gara e l'Isolotto Firenze va avanti. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna, che torna lunedì puntuale alle ore 7. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.